a uno a uno tutti gli altri lo imitarono Cleobulo e Periandro il primo a destra e il secondo a sinistra del portale scolpirono i loro celebri matti ottime la misura e la cosa più bella del mondo era la tranquillità. Solone, in segno di modestia, scelse un angolino semibuio del prostire e scrisse «Impara a ubbidire e imparerai a comandare». Talete lasciò la sua testimonianza sulle mura esterne del Tempio, in modo che tutti i pellegrini, provenienti dalla via sacra, non appena svoltato all'angolo dell'altare dei chioti, potessero bere di fronte alla scritta «Ricordati degli amici». Pitaco eccentrico come sempre, si inginocchiò ai piedi del tripode della, della pizia e scolpì sul pavimento l'incomprensibile «Restituisci il deposito». Buon ultimo rimase Bianchi da Priene, il quale con gran meraviglia di tutti i presenti cominciò a dire che in verità lui quel giorno non se la sentiva, che insomma non sapeva che scrivere. Tutti gli altri allora li furono intorno e ciascuno cercò di suggerire una frase ad effetto, se non che, malgrado l'incitamento dei colleghi, Bianchi sembrava irremovibile. Più quelli dicevano: Oh, subbiante, figlio di Teutamo, tu che di tutti noi sei il più saggio, lascia ai futuri visitatori di questo tempio una traccia della tua luce. E più lui si schermiva, dicendo: Amici miei, statemi a sentire, qua è meglio per tutti se non scrivo niente. Tira e molla a un certo punto le insistenze furono tante che il povero saggio non poté più esimersi dallo scrivere qualcosa fu allora che con mano tremante prese una scalpellina e scrisse la maggioranza degli uomini cattivi viaggio nella terza vita dei filosofi primo volume 87 A langella in fretta sembra una farsettina da niente, eppure, signori miei, questa massima di costituisce il verdetto più drammatico espresso dalla filosofia greca. La maggioranza degli uomini cattivi è una bomba capace di distruggere qualsiasi ideologia. È come entrare in un supermercato e prendere da un'enorme piramide di barattoli di barbellato, uno dei barattoli della base. Casca tutto. Casca il principio della democrazia, il suffragio universale, il marxismo, il cristianesimo e ogni altra dottrina basata sull'amore verso il prossimo. Basa la partita Gian Giacomo Rousseau. Assertore della teoria dell'uomo buono per natura. E vince Tommaso Hobbes con il suo slogan, Homo homini lupus. Io lo so che il nostro nobile cuore si rifiuta di accettare il pessimismo di Bianca, anche se poi sotto sotto qualcosa ci dice che forse il vecchio pazzo aveva ragione, chiunque sia finito in uno stadio durante una partita di calcio sa che cosa sia il vero volto della, della folla non a caso non a, <ride> non a caso